Ma questo è il nostro festival che ci dà tanta grinta e tantissima felicità, ma soprattutto tantissime emozioni. Il mio saluto speciale al pubblico speciale di questo festival che sta diventando sempre più bello, più importante, più ambito da tutti. I cantanti che vogliono mettersi in gioco. Un bel applauso per voi stessi. Questo applauso è per ringraziarvi di condividere con noi questi momenti particolari e tantissime emozioni che ci regalano appunto i nostri artisti partecipanti. Anche oggi faremo un lungo viaggio tra sogno e realtà, ma tutto questo non lo posso fare da sola, anzi voglio subito un bellissimo applauso per colei che condivide con me questi momenti e sta percorrendo con me appunto questo bellissimo viaggio, questa bellissima avventura. Nicoletta De Domenico! Buonasera a tutti, ciao, Ciao, mi sei grazie. mancata veramente Anche tu, tanto. veramente tanto, come Io ti stai? sono mancata. Tantissimo, mi sei mancata a tutti. Pubblico, vi sono mancata. Sì! L'applauso Eccola dove sta? Giuria, vi sono mancata? la giuria che prende già subito parola. Hai portato la giustifica, dove sei stata? Non l'ho portata per oggi, magari Bentornata, dov'è? bentornata. Grazie, grazie. Bentrovati, siete più belli che mai, Sempre più veramente. belli. Sì, Bene, che anche se volevo oggi dobbiamo dirvi? essere Sì. piuttosto velocini, perché? Perché a parte che sono tantissimi oggi che si Esatto. esibiranno, e soprattutto qualcuno si esibirà più di una volta perché Siamo nell'ultima siamo fase. nell'ultima fase, questa è la quarta ed ultima fase in cui i cantanti si esibiranno per l'ultima volta su questo palco. E quindi Quindi coloro che non hanno avuto la possibilità di farsi vedere, Certo, diciamo, perché come si dice, c'è la par condicio per tutti. avranno Quindi, possibilità di come farlo. dicevo, è un festival molto ambito e quindi ancora arrivano richieste di iscrizione. Però adesso, per il momento, Pino, Grande Pino, sono finite le iscrizioni. Quindi per i nuovi ci vediamo la La seconda prossima edizione, edizione. la seconda edizione. Intanto coloro che diciamo sono arrivati alla fine potranno avere la possibilità di esibirsi in questa ultima fase per Due due volte, volte. E prima allora, ovviamente della finale esatto, in attesa, aspettando la finale, la finalissima. che si terrà a settembre, dove saranno premiati i vincitori di ogni categoria e per il vincitore assoluto il passaggio diretto alle selezioni regionali del Cantagiro, il volo diretto all'Ariston di Sanremo per le semifinali di Una Voce per Sanremo, la possibilità di essere presentati alle selezioni di Sanremo Giovani con l'etichetta indipendente Bo Bello Music di Fabio Ciacci ed una produzione con la medesima. Inoltre ricordiamo che nelle puntate non ci saranno vincitori, ma i concorrenti verranno visionati dalla nostra giuria, nella quale, in vista della finale, sceglierà il brano che si addice di più per ogni concorrente. Bene, a proposito di giuria, La anche se presentiamo, ormai è ormai famosissima conosciuta. e conosciuta, però li vogliamo citare, Certo, ovviamente. partiamo da Angela Ruggero, Vocalcoach, Master del Metodo di Canto Internazionale e Skillboy Training, Flaviano Grillo, Director Manager Una Voce per Sanremo e Giuseppe Ricci, Presidente dell'Associazione RS Dream. La giuria più bella d'Italia, La che ci abbiamo invidiano noi. tutti, l'abbiamo noi. Solo anche oggi ha preso il giorno di ferie. Oggi ha preso il giorno di ferie, Lo lo salutiamo salutiamo lo lo stesso, stesso. Gennaro Sannino. Ciao Gennaro, torna presto, ti manchi. Bene, direi di iniziare subito e lanciare il primo RVN. RVN. Antonella. Cognome? Barra. Quanti anni hai? 32. Da dove vieni? Sono di Cardito, provincia di Napoli. Cosa ti aspetti da I Have a Dream? Beh, come suggerisce il titolo stesso, Dream, di realizzare un piccolo sogno, almeno un piccolo sogno. Già poter cantare alla Reggia di Caserta sarebbe un piccolo sogno. E noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie. La grande voce di Ma Antonella, io la volta scorsa non c'ero e ho avuto modo di vederti in TV,
Sei stata straordinaria, ha tirato fuori tutto il tuo virtuosismo, si dice Grazie. Così. Sei Grazie. Stata molto brava, la tecnica c'è e l'hai dimostrato in quel brano di Claudio Baglioni. Stasera che cosa ci fai ascoltare? Canterò Vacanze Romane. Oh, allora corriamo ad ascoltarti. Antonella Barra. Qualche annetto. Dobbiamo essere molto veloci e molto sicuramente la nostra giuria sarà sintetica al massimo, ma darà, esprimerà il suo parere.
sto un confronto insieme a Pino, parlo io per entrambi, dal punto di vista esecutivo rispetto al brano sei stata impeccabile, Antonella, come sempre, nei passaggi, nel fraseggio, nelle dinamiche. Ci è sembrato però non vedere Antonella Barra stasera. C'era Antonella Ruggero sul palco. Nel senso che eri così impeccabile, conforme all'originale, che abbiamo visto questa cosa poco originale rispetto, capisci? Sì. Cioè, magari allo stesso modo sei stata impeccabile mostrando anche la tua reale artisticità, quindi sicuramente ti penalizzeremo se scegliessimo questo brano per la finale, ecco. Certo. Perché abbiamo capito quanto vale, l'hai dimostrato e lo stai dimostrando e lo mostrerai. Sono curiosa a questo punto di sentirti mercoledì. Secondo me mercoledì ci saranno effetti speciali per quindi aspettiamo l'ultimo brano. Okay. Bene, un applauso. Grazie. Grazie mille. Flaviano, vuoi dire qualcosa? Bravissimo. Grazie. Perfetto. Più sintetici di così. La nostra giuria è attenta all'originalità. Certo. Della, magari ecco, non fanno caso a se c'è qualche piccolo errore, magari, però colgono molto l'originalità. Quindi ragazzi, ragazze, tenetelo bene in mente. E insieme lanciamo il prossimo RVM. Carmen. Cognome? Motti. Quanti anni hai, Carmen? 24 anni. Ricordi il primo brano che hai cantato, qual è stato? Alessandro Amoroso, Urlo e non mi sento. Cosa vorresti urlare? Parecchie cose, parecchie. Però diciamo che quando canto, non dico che urlo, però comunque spero, immagino di trasmettere parecchie cose. Diciamo non è urlare, però è lo stesso. Da dove vieni, Carmen? Adesso. Che cosa ti aspetti da I Have a Dream? I Have a Dream, io mi aspetto di mettermi in gioco per l'ennesima volta e di emozionarmi, come sempre. Allora, Carmen, in bocca al lupo. Grazie mille. Eccola qua. Sera. Ciao Carmen. Sera. Veloce, noi vogliamo essere più veloci. Tutto della bene. Luce. Tutto bene. Tutto molto bene. Cosa ci fai ascoltare? Lucio Battisti, Io vivrò. Bene. Perfetto. Io vivrò, Lucio Battisti. A voi, Carmen Motti. Grazie. Che non si muore per amore, è una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore, ecco quello che da domani
ritorni nella mente. Basta pensare che non ci sei, che sto soffrendo inutilmente, perché so, io so che da domani tornerà. Senza c'è, perché lei è molto particolare, veramente. Ho trovato molto anche originale. La giuria, che è molto particolare. Bene. E allora, giuria, velocemente sentiamo anche il parere. Carmen, bella l'interpretazione, bella perché l'hai fatta tua. Attenta a mettere, innanzitutto ci sono all'inizio di delle frasi, prendi troppa aria inutile, tanta aria inutile. Questa cosa è bruttissima da vedere, e poi ogni tanto fai questa cosa, ricordatevi che siete in TV, questa cosa che fate di scatto a girarvi non è molto bella, cercate sempre, cioè voi dovete pensare che c'è il contatto con la gente qui, che c'è anche il pubblico qui, e il contatto con chi vi sta seguendo da casa, no? È diverso che stare davanti soltanto ad una piazza. Ok, quindi in qualsiasi direzione c'è della gente, importante mantenere anche te lo dico perché vedo che sei una professionista, no? Quindi è un peccato perdersi in queste piccole cose, no? Attenta, io anche, non c'è l'H, io anche, okay, è un'altra cosa. Io non esisto nella lingua italiana. Anche è così bello il testo di Battisti che va valorizzato così com'è. Siamo d'accordo. Comunque, per bravissimo. Bravissimo. A questo suggerimento, che ovviamente anche se sei una professionista si vede la tua padronanza, tutto, però è importante ascoltare di chi ne sa più di noi. Facciamo ancora un applauso alla nostra. Grazie. E lanciamo subito il prossimo RVM. Federica. Cognome? Biscopo. Da dove vieni? Da Avellino. Quanti anni hai? 19. Qual è il tuo cantante preferito? Pino Daniele. E la tua canzone preferita? Di Pino Daniele, ce ne sono tante. Penso alla Via. E la canti? Adesso? No, la canti solitamente. Ah, sì, sempre, l'ho cantata spesso. Cosa ti aspetti da questo talent? Ma spero prima di tutto di dare il meglio, cioè spero di dare tante soddisfazioni a me stessa, soprattutto a chi mi ascolta. Spero di trasmettere tanto. Ti auguriamo in bocca al lupo. Grazie. Federica Biscopo. Eccola qui che arriva, bellissima. Federica, lei oggi si esibirà per due volte, certo, perché è una new entry della volta scorsa, quindi avrà una doppia possibilità in questa stessa puntata. Cosa ci fai ascoltare per prima? If I Get You di Alicia Keys. Perfetto. Bene.
Allora un bel applauso e ce lo ascoltiamo insieme. A voi Federica Piscopo. Fare altro che complimenti e passa la parola alla nostra Presidente, perché lei può darti degli indirizzi più tecnici, ma per quanto riguarda la canorità e l'interpretazione, ottimo. L'hai personalizzata molto rispettando la tua vocalità e la tua artisticità, la tua dimensione artistica. Mi è piaciuto anche che ti stai cominciando a sciogliere sul palco, una bella padronanza scenica che forse la scorsa volta ancora non avevi. E allora ci sorprenderai con il prossimo brano, se adesso sei stata padrona, dopo sarai
una leonessa, la regina del parco. Perfetto. Insieme velocemente RWM. Questa notte è nostra. Corri forte, Ange. Nome? Paola. Cognome? De Feo. Quanti anni hai? 12. Da dove vieni? Da Serino, provincia di Avellino. Da quanto tempo canti? 3 anni. Qual è il tuo cantante preferito? Emma e Alessandro Amoroso. Cosa ti aspetti da questo concorso? Da questo concorso mi aspetto molta visibilità. Grazie Paola, in bocca al lupo. Prego. Questa notte è... Paola De Feo. Giovanissima, piccola, piccola, piccola lei. Piccola, ma sa il fatto suo. Certo. È vero Paola? Come stai Paola? Non lo sa stasera il fatto suo. Bene, bene. Cosa ci fai ascoltare? Quale brano hai scelto? Non credo nei miracoli. Non credi nei miracoli? Noi sì invece. E ti ascoltiamo con tanto entusiasmo, guarda. Adesso un bel applauso dal nostro pubblico. E a voi, Paola. Tu sei stato per me le eccezioni, anche solo per un attimo, ma sai che ci ho creduto in noi. Ma io vivo nel ricordo che, sgomitando si fa spazio in me, di un amore che purtroppo non sei te. Dolce stella, non tremare, ci ho provato e riprovato. Posso più farti male, farmi male. Tutto questo dimmi che senso ha. Stacchiamo il mondo io e te. Ho il cuore pieno di noi, ma perché non riesco a viverti come io vorrei. Tu mi sei un giorno d'angolo e fa quasi male respirare, mentre mi difendo sento che vorrei proteggerti da me. Ti ho lasciato, ti ho ripreso, troppe volte ho perso il conto, ma tu sempre lì. Farti male, mi fa male, tutto questo dimmi che senso ha. Potessi tu sorprendermi. Sì,
piccola, piccola, 12 anni, solo 12 anni, brava. Complimenti, sentiamo un attimino cosa dice la giuria, eh? Stasera hai visto Pino, era molto più sciolta, disinvolta, ha gestito meglio il fiato, l'emozione. Attenzione alla gestione del microfono. Quando fate gli acuti, allontanatelo abbastanza perché il suono... Ecco, c'era un po' di distorsione nella voce, proprio perché hai spinto molto e non hai allontanato abbastanza il microfono negli acuti. Quindi gestitelo un po' meglio il microfono, soprattutto nelle note acute. Bene, perfetto. E allora, sentiamo l'uomo con i baffi. Ti trovo migliorata, molto più padrona di te sul palco, e quindi continua così, complimenti. Perfetto, bene bene. Allora, lo facciamo dire solo a lei? RVM. Al mio 3? 1, 2, 3? RVM. Nome? Francesca. Cognome? Fissitore. Età? 13 anni. Da dove vieni? Ricignano di Aversa. Qual è il tuo cantante preferito? Ne sono tanti, ma una cantante che mi colpisce di più è Nino. Cosa ti aspetti da questo concorso? Mi aspetto di trasmettere le emozioni che provo nel cantare a chi mi sente e spero di poter rimanere una traccia nei cuori. Grazie, in bocca al lupo. Grazie mille. Francesca, anche lei giovanissima, solo 13 anni. Ma non, però, non si direbbe. Non si direbbe, perché sia nella voce, se nell'atteggiamento, nella padronanza, insomma, certo. Comunque è un'artista già così giovane. Grazie. Sicuramente lei ci farà emozionare, ma non solo, voce, certo. Ci darà tantissime sorprese. Grazie anche nelle prossime. Grazie speciale comunque all'Officina Sonora e tutte le persone che comprendono Officina Sonora per la parte tecnica, che ti per stanno la parte, aiutando, sì, per la parte dell'arrangiamento della canzone, grazie mille, mi aiutano sempre. Facciamo un bel applauso a tutte le persone. L'applauso è anche per i genitori di tutti voi. Anche i miei genitori mi aiutano sempre, e comunque grazie a loro è tutto possibile. E grazie a te che adesso ci emozioneremo sul cosa brano ci fai ascoltare? Senza pietà di Annoxa. Bene, perfetto. Allora si balla, se non mi sbaglio, pure sì, versione remix. Francesca Tessitore.
Fresca e veramente brava, veramente grazie. Brava, merita ancora un applauso, straordinaria, senza parole, no? Senza pietà. Mi sembra Giulia cosa da dire? Bella, fresco l'arrangiamento, bello, complimenti. Grazie mille. A chi l'ha curato. Io stasera ho avuto la percezione che tu avessi un po' paura del brano, però. Perché mi è arrivata questa paura? Perché ho avuto dei problemi alla voce, quindi ultimamente ho un poco di mal di gola e quindi avevo un po' paura di esibirmi. Mi è arrivata proprio un po' di paura da parte, perché avendoti visto già altre volte, no? Stavolta è come se non avessi avuto la sicurezza di sempre, ecco, ok? Forse non è solo il mal di gola, posso intromettermi, perché lo diciamo, ecco. Certo. Perché coloro che cercano di aiutarla, di stargli vicino e sostenerla, la volta scorsa l'hanno rimproverata un attimino qua nella sua esibizione, che loro sono troppo esigenti. E allora secondo me ha influito questa cosa questa sera, sì, vero? Sì, anche questo. Ecco, c'è un bel applauso a Francesca. Ma io penso che bisogna lasciare che Francesca liberi il suo essere artista, perché è capacissima di farlo, quindi senza studiare troppo le cose, cioè io preferisco quando sei un po' più la prima puntata l'ho detto, no? Io amo la spontaneità alla vostra età. Per quanto tu sei una persona molto sei molto matura per la tua età, sia nel tuo essere già donna, anche se io aspetterei un attimo, goditi la tua età. Beh, però lo sei e non si può negare questa una cosa, una piccola, no? Donna, sei una piccola donna e nel tuo essere artista, ok? Però gradirei un po' di spontaneità in più. E questo allora io valorizzerei nella tua voce più i gravi che gli acuti, perché alla tua età è molto semplice sparare in acuto. Esatto. Avere i gravi come tuoi non è una cosa semplice, quindi io curerei molto di più quel range molto, certo, bello, pieno di armonici che tu c'hai, piuttosto che andare lì su in alto. Oggi eri un po' costretta, forse non sei informissima vocalmente parlando, sì, quindi nonostante tutti gli ancoraggi, tutte le cose, però su eri molto costretta. Tutto questo per dirti brava comunque, Grazie. Lo diciamo anche noi e velocemente, perché siamo strigo, perché vedo che i tempi oggi sono molto, quindi audizione e interpretazione ottima. Sì, hai dimostrato un po' di insicurezza, ma sono convinto che la prossima audizione riprenderai la tua grinta. Complimenti. Grazie mille. Siamo convintissimi anche noi. Insieme, veloci. 1, 2, 3. Airhouse è felice di ringraziare la sua vastissima clientela. Sì, proprio voi amici telespettatori, voi che dal 1970 continuate a scegliere con fiducia i numerosi articoli che rendono la vostra casa, il vostro ufficio, confortevoli ed accoglienti, strizzando l'occhio al risparmio e al rispetto per l'ambiente.
La scelta delle nuove stufe a pellet Air House rappresenta la giusta soluzione per garantire ai vostri ambienti interni una fonte di calore soddisfacente, ma soprattutto ecologica. Le stufe che vi presentiamo hanno una particolare caratteristica: sono alimentate a pellet, ovvero segatura compressa e scarti della lavorazione del legno, trasformati in piccoli tronchetti di legno dalla bassa percentuale di umidità, che garantisce una maggiore resa termica ed un basso residuo di cenere. Un altro particolare da evidenziare è la loro doppia combustione, che permette alto residuo calorico e la fuoriuscita di fumi più puliti. Una tecnologia dal duplice vantaggio: riduzione delle emissioni inquinanti nell'aria e maggiore calore sviluppato nei vostri ambienti. Air House, le nostre idee al servizio del vostro benessere. Eccoci, la stavolta dobbiamo dire quello che ho detto prima, che non dovevo dire. Che perfetto. Cosa? Dovevo dire pubblicità, invece ho detto RVM. Abbiamo la prima band del concorso. Come vi chiamate? Whatever Comes. Da dove venite? Lauro, provincia di Avellino. Da quanto tempo suonate insieme? 4-5 anni. 10 anni. Almeno 10 anni. Troppi. Qual è il vostro genere preferito? Swing, jazz, blues. E possiamo chiedervi cosa vi aspettate da questo concorso? Divertimento. Pieno e completo di investimenti. Possiamo sentire anche la voce della cantante? Ragazzi, in bocca al lupo! Credi, ciao! La nostra unica band! I Whatever Comes! Commovere! Ci piace dirlo! Sì, ci piace troppo! Buonasera! Buonasera a tutti, ovviamente! Come stai? Bene, benissimo, sì, bene. Hai mangiato oggi? Sì. Facciamo poi fatto vedere. Sì, ho mangiato. Cosa ci fate ascoltare? Allora, da premettere che sono sotto torchio, Ciro Saracino. Ciro Saracino, sì. Curiosissime, guarda, andiamo infatti, lì a ascoltare. Andiamo a voi i Whatever Come.
quella tamburriata nera si è trasformato in Osarracina. Bellissimo questo arrangiamento di bene, allora. Sì, complimenti, hai afferrato subito. Grazie. Chi è stato l'arrangiatore di questo? Tutto il gruppo. Tutto il gruppo. Insieme, sì, insieme. Bravi, bravi, bravi. Vediamo un po'. Beh, non si sono smentiti neanche questa volta rispetto a originalità, mostrandoci anche questa loro veste un po' verace. bravi. Non so se preferisco questo alla finale. A lui piace, io preferisco altro, però. Però bravi, cioè, allora, al di là del mio gusto estetico rispetto ai brani, siete stati bravissimi come sempre. Qui avrei messo un po' di colore in più nella voce, qui avrei fatto qualche variazione in più. Forse neanche a te convince tanto il napoletano. No, no, mi piace, però resto proprio nella tradizione, ecco, solo questo. Sì. Diciamo che non hai sconvolto più di tanto vocalmente parlando. No, quello no. Sì, condivido anche la tua scelta, insomma, una questione di scelta. Però è tutto molto equilibrato, molto bello. Bene. Perfetto, perfetto. Grazie. Chi ci vuole parlare? Vabbè, voglio dire solo una cosa, a parte bravi, bravissimi, bravi, bravi, bravi. Aspettate un bello video. Ci avete messo un minuto e 38 secondi per mettere tutto questo sul palco. Ci vuole l'applauso, aspettate sono questo stati velocissimissimi, bravi, complimenti. Mariano? Arrangiamento bellissimo, originale. Faccio i complimenti, sono sicuro che per la scelta della finale la presidente qui della nostra giuria consiglierà la migliore interpretazione. Complimenti. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Visto che siamo in tanti, okay. Non è un'altra cosa che non no, è che RVM. Prima, quello vabbè, che ho sbagliato prima. Okay. Insieme perfetto. Al mio 3 dobbiamo dire RVM. Ecco. Uno, due, tre, RVM. Someone like you. Nome? Emanuela. Cognome? De Nigris. Quanti anni hai? 18. Da dove vieni? Benevento. Da quanto tempo canti? 5 anni. Ricordi qual è stata la tua prima canzone? Sono un'anche di Adele. Una cosa semplice, insomma. Sì. Cosa ti aspetti da questo format televisivo? Tanto divertimento e tanta buona musica. E noi ti facciamo tanti in bocca al lupo. Eccola qua. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. A Rossulella. Come disse il nostro baffo, disse così se non mi sbaglio. Certo. Allora, cosa ci fai ascoltare questa sera? Allora, un inedito che infatti vorrei ringraziare anche Ben Trail perché sono coloro che hanno collaborato con me. L'applauso. Che si chiama Ichiko, che è uscito il 5 luglio ed è disponibile su tutti gli store digitali, eccetera. Perfetto. Bene, noi siamo curiosissimi, come si intitola? Ichiko. Bene, bene. Perfetto. Balla? Sì, abbastanza. Vamos a ballare. Emanuela De Nigris.
festival. Complimenti. Complimentissimi, ci ha fatto ballare tutti. Abbiamo ballato tutti quanti, anche la giuria, eh. Giuria? Chiediamo a loro la parola. Insomma, non ci fosse il tempo. Bellissimo il brano, c'è un team molto forte e secondo me un po' più di disinvoltura. Solo quella ti manca. Scioltezza. Io ti dico due parole, visto che ieri sera vi ho sentito in audizione alle Terme nel miglior DJ 2016. Questa sera sarà stata forse la più la sonorità. Ti ho trovato migliore. Perfetto. Bella, brava. Grazie. È un bellissimo brano, sicuramente farà un gran successo, te lo dico proprio. Perché a me i brani quando mi entrano a pelle vuol dire che è un successo di sicuro. Sarà un tormentone. Sì, sì, sarà un tormentone. Te lo metto in scritto. Come il nostro tormentone che adesso diciamo insieme. RVM. Nome? Antonio. Cognome? Livio. Da dove vieni? Da Bravola. Da quanto tempo canti? Da 12 anni. Qual è il tuo cantante preferito? Il mio cantante preferito si parte dal neomelodico Tony Colombo, a partire anche dal secondo neomelodico Jennifer Elvin. Cosa ti aspetti da questo concorso? Beh, sicuramente mi aspetto delle belle soddisfazioni e tutto il resto che può capitare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Tony Giglio, eccolo qua che arriva veloce, scattante. Buonasera. E ci dice subito il titolo della canzone. Ma cos'è? Dici tu, ma perché a me veloce veloce? Perché il tempo è tiranno, è cattivo. Ma cos'è il titolo della canzone, inedito? No, è una cover di Tony Colombo. Bene, ce l'ascoltiamo. Perfetto. Con tutto il pubblico che fa un applauso. A voi Tony Giglio. Stai guardando allo specchio e non sei felice più. Stai distruggendo i tuoi giorni, solo amaro ti darò. Un amore distratto, un amore che male ti fa. Piange se da sola, ma lo ami ancora. Ma cos'è che ti fa male, che non fa dormire il cuore? Tu lo sai, non vuole bene, gioca solo col tuo amore. Non ti arrendere stasera, se non ti farà del male. Tu non devi amarlo più. Ma cos'è che ti fa male, che non fa dormire il cuore? Tu sei bella da impazzire, non lasciar finir così una storia a quel sapore. Tu domani un altro amore, che felice ti farà. La tua amica del cuore, anche lei l'ha detto che sta aspettando i tuoi giorni, che lui niente ti farà. Lui non vede il tuo amore, non ti guarda neanche più. Leggi dentro il mio cuore, cambia direzione. Ma cos'è che ti fa male, che non fa dormire il cuore? Tu lo sai, non vuole bene, gioca solo col tuo amore. Non ti arrendere stasera, se non ti farà del male. Tu non devi amarlo più. Bella da impazzire, non lasciar finire
una storia quel sapore, tu domani un altro amore, più felice ti farà. Non lasciar finir così una storia quel sapore, tu domani un altro amore, che felice ti farà. Grazie. Quanto pathos! Tu sei il cantante che è quello che io qualche puntata fa ho detto canto con cuore. Sì, sì. Comunque per il momento la giuria non esprimerà il suo parere. Vabbè. Sta prendendo appunti però, attenzione. Insieme con pathos, con cuore, come ho detto l'altra volta. Prossimo è nome? Elisa. Cognome? Ciccani. Quanti anni hai? 35. Da dove vieni? Frosinone. Qual è il tuo cantante preferito? Enrico Ruggeri e Mina. Cosa ti aspetti da questo format? Aspetto comunque di trasmettere qualcosa agli altri e quindi di trasmettere la mia passione per il canto. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Che viene da Frosinone, la prossima bella ciociaria. Oh, che bel look, mi piace. Questa sera sei particolare nel look, sicuramente colorata. Sei molto colorata, okay. Perché tu sei colorata nella vita, sicuramente. Sì. Devo andare veloce, sennò mi cacciano via. Cosa ci fai ascoltare? Controvento. Contro di Arisa, eh? Sì, di Arisa. Perfetto. Okay. E a voi Elisa Ceccani. Thank you.
forse non avrai bisogno, ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando contro vento risolverò, magari poco o niente, ma ci sarò. Chi suonava? È un mio amico, mi ha fatto una base. Lo vogliamo salutare, facciamo anche a lui, sì, l'applauso, che è stato bravo. Elisa, velocemente, abbiamo, sì, pochissimo tempo, quindi il prossimo RVM. Nome? Ursula. Cognome? Cappadelli. Quanti anni hai? 24. Da dove vieni? Vengo da Frosinone, però sono napoletana, sempre Forza Napoli. Qual è il tuo cantante preferito? Il mio cantante preferito non ce n'ho uno, ce n'ho diversi, vabbè, Alessandro Amoroso, Emma Marrone, un po' di tutto, va. Cosa ti aspetti da questo concorso? Allora, mi aspetto di trasmettere le mie emozioni quanto canto, e poi una cosa che dico sempre, l'importante è partecipare, poi quel che sarà sarà. E intanto ti facciamo gli in bocca al lupo. Bravi lupo, grazie. Ursula Cappadelli. Buonasera. Ciao Ursula. La sciocciaria con furore. Buonasera. Anche se tu sei napoletana. Sempre. Sempre napoletana. Sempre Forza Napoli. Come stai Ursula? In piedi. Ma veramente? Come spirito, ha fatto la battuta. Vediamo un po' se si ricorda il titolo della canzone. Con me. La canzone. Ah, scusa. Perfetto, perfetto. Con me, Ursula Cappadelli. Grazie. Solo
ci tieni e lo sottolinei. Certo. Vediamo un po'. Insieme. Come fai? Da napoletana, come diresti? RVM napoletano. RVM. Sì, sembra uguale. Sì. A, a voi il prossimo RVM. Nome? Maria. Cognome? Maccarone. Quanti anni hai, Maria? 14. Da dove vieni? Da Grignano di Aversa. Da quanto tempo canti? Da quasi un anno. E ricordi qual è stato il tuo primo brano cantato in pubblico? Adagio, di Lara Fabian. Ah, beh, insomma, una cosa molto semplice, Maria. Allora, cosa pensi di I Have a Dream? Che cosa ti aspetti? Allora, dai, I Have a Dream, come dice stessa la parola, io ho un sogno, questo sogno lo voglio realizzare. Noi te lo auguriamo, Maria. In bocca al lupo. Grazie, Crepi. Maria Maccarone. Quante promesse in questo certo. festival. Ha solo 14 anni. Tutte giovanissime. E poi lei è una new entry. Una new entry, nuova, fresca, che ci canta? Luna di Loredana Bertì. Wow, ce l'ascoltiamo subito. A voi Maria Maccarone. Vaffanculo Luna, da quella fregatura, da quella notte senza fortuna, da quanto tempo Luna, è come stare fuori, chissà che fine ha fatto lei. E quel bastardo che vorrei, da quanto tempo Luna ho perso la misura, seppellito pure il cuore. E che fine ho fatto anch'io, mi sono detta addio, addio. E come si sta male
a nome della giuria. Esatto. Insieme vogliamo lanciare subito il prossimo RVM. Federica. Cognome? Biscopo. Da dove vieni? Da Avellino. Quanti anni hai? 19. Qual è il tuo cantante preferito? Pino Daniele. E la tua canzone preferita? Di Pino Daniele, ce ne sono tante. Penso alla Ria. E la canti? Adesso? No, la canti solitamente. Ah, sì, sempre, l'ho cantata spesso. Cosa ti aspetti da questo talent? Ma spero prima di tutto di dare il meglio, cioè spero di dare tante soddisfazioni a me stessa, soprattutto a chi mi ascolta. Spero di trasmettere tanto. Ti auguriamo in bocca al lupo. Grazie. Federica Piscopo, rieccola sul palco che l'ascoltiamo per la seconda volta oggi. Che ci farà ascoltare? Itu Vuria Basà. Voglio dire velocemente, proprio ambresse, che la giuria comunque sta prendendo annotazione, si dice così, non è che non ha giudicato, quindi la new entry, diremo insomma i pareri della giuria la prossima volta. Intanto, a voi Federica Piscopo. Thank you.
emozionato tantissimo. Ci devi scusare, come ci devono scusare tutti quanti. Salite tutti sul palco per la giuria, sigla finale. Siamo in ritardo, abbiamo sforato di tanto. La giuria e tutti i concorrenti qui con me a ballare e a cantare questa bellissima sigla versione remix dell'Officina Sonora, Hertz e Company. Ringraziamento a tutti e alla prossima puntata. Alla prossima puntata. Ciao. Music School, la nuova scuola di musica che apre a Bellona, in provincia di Caserta. Troverai 6 sale specializzate alla formazione creativa e musicale con insegnanti altamente qualificati. Vittorio Riva per la batteria, Marco Zurzolo per il sax, Sergio Esposito e Pino Taputo per il piano, Carlo Tignani per la chitarra, Antonio De Luise e Pasquale De Angelis per basso e contrabbasso, Paolo Di Ronza per il canto, Paolo Convertito per tecnologie musicali. Hai passione per la musica? Dimostralo! Le iscrizioni sono già aperte. Visita il sito www.theorangemusicschool.it. Per maggiori informazioni chiama il 347-04-66-064 oppure scrivici a info@theorangemusicschool.it. The Orange Music School. Sono Maiella, macchine 50 senza patente. Oh signori telespettatori, come voi avete capito, qua ci troviamo in una delle mie sede, sito in Aversa, Viale della Libertà numero 200, oppure Via del Campo 21, ok? E come voi potete vedere, io mi trovo vicino a un altro oggettino, ok? Osservate bene questo oggettino, perché questa è un'altra novità di Maiello. Ok, allora questo oggettino è denominato Casalini, va bene, M14, e più precisamente scala Lux. Qua parliamo che questa macchina è munita di ruote pneumatici praticamente diametro 15, ruote diamantate, cerchi leg diamantati, va bene, freno a disco anteriore, freno a disco posteriore, ok, il collettore di frenate che distribuisce la frenata in parte uguale, insomma questo non è una macchina, questo è un aereo, ok, motore Mitsubishi 635 di cilindrata, ragazzi non scherzate proprio, variatore a rullo, questo non salta quando parte. Costa un poco, ve lo dico già, ma non ve lo dico perché vi emozionate, ma voi in ogni modo, va bene, osservate bene questo oggettino e dopo
Chiamate sempre allo 081, scrivete 890 49 25, va bene? Oppure voi fate il sito www.automaiella.com, quello che vi può dire Maiella, che Maiella è aperta tutti i giorni, è vero. Per voi che abitate fuori distretto, Maiella è aperta pure di sabato pomeriggio e la domenica mattina, solo per le persone che abitano fuori distretto. Basta chiamare allo 081 89 49 25, ok? E Maiella è ugualmente per voi. Ok, signori, Maiella, non cambiate mai canale perché ci sono altre novità, ok? C'è una vasta gamma di usato, signori telespettatori, perché dopo andiamo vicino alla Châtenay Sport, ok? E allora noi abbiamo microcar leggero, quello che voi volete, ricambi di tutti i modelli, originale e non originale, assistenza, ricambi, quello che voi volete, ok? Ma io vi saluto, però vi regalo un suo brano, perché come voi sapete Maiella ha preparato delle parodie per voi. Non mi piace cantare, però qualcosa ho fatto per voi. Non cambiate canale, ok? Che Maiella adesso vi fa ascoltare uno dei suoi brani. E quando voi venite a comprare la macchina 50, Maiella, unitamente allo stereo, MP3, tablet, cioè vi regala pure un suo CD, ok? Un abbraccio, ciao, non cambiate canale. Quando da una vita, la 50 è stata sempre preferita. La clientela mia giammai mi tradirà, perché io sempre buona, la voglio far trattare. Io mi chiamo Maiella, non scherzate, e macchina più bella da me comprate. Avesse facilmente voi ci arrivate, è facile ma trova a via la libertà. Autosalone pieno, ci stanno pure smart, che i figli miei sono bravi e a voi vanno a trattare. Se no, a me mi vanno pure fa incazzare. Non scherzate! I sogni un pazzo prima! Non scherzate! La candela mi va bene, sono sincera, i miei prezzi sono sempre migliorati, pagamento buono, a rata si farà, e voi pagate sempre con la comodità. Io mi chiamo Maiella, non scherzate, e macchina più bella da me comprate. Avesse facilmente voi ci arrivate, è facile ma trova a via la libertà. Autosalone pieno, ci stanno pure i smart, che i figli miei sono bravi e a voi vanno a trattare. Se no, a me mi vanno pure fa incazzare. Non scherzate, i sogni un pazzo prima. Signori, buonasera, buonasera, ok, signori telespettatori, va bene, ok, Maiella questa sera è con voi, avete ragione, invece di essere giovedì stiamo facendo il mercoledì, e purtroppo signori telespettatori non si capisce più nulla, pertanto
ma avete bello e capite, questa sera in ogni modo è una diretta, va bene? Se voi volete chiamare, va bene, sicuramente quando uno non si esibisce, voi il numero è sovrimpressione 0823 eccetera eccetera, potete chiamare e fare qualche domanda a riguardo la macchina 50 senza patente, va bene? Ok? È vero che già sul monitor ci sono dei messaggi che delle persone che vogliono spiegazioni, vediamo nell'arco della serata se posso soddisfare le vostre richieste, ok? Ok, facciamo un bel ringraziamento ai tecnici di Italia Mia, vai! Unitamente a Gianluca, vai! Ok, signori telespettatori, Maiello lo sapete che sembra attraversa Viale della Libertà, Via del Campo e Viale Europa, uscita assa mediana verso nord, girare a sinistra 50 metri a destra c'è Maiello, ok? Maiello predica sempre che è aperta pure il sabato pomeriggio chi abita fuori distretto, la domenica mattina per chi abita fuori distretto, ok? Chiamate sempre allo 081 890 49 25, ok? Sia per i ricambi, sia per l'usato, sia per il nuovo, sia per l'orario di apertura, di chiusura, va bene? Per qualsiasi informazione chiamate sempre, ok? Oppure se voi volete andare o volete qualche ulteriore informazione, voi fate il sito, scrivete www.automaiello.co. Ok, signori telespettatori, va bene? Ok, e allora quello che io vi voglio dire, va bene, che Maiello abbiamo delle notizie da darvi, ma purtroppo, cari signori telespettatori, io sono sempre... Sì!